amici di Made in Vino, partiamo adesso con Filippo, vai! Okay. E ciao a tutti amici di Made in Vino, siamo qui ancora per voi per degustare dei vini bianchi. Oggi facciamo anche un gioco, c'è un piccolo particolare nella nostra degustazione che dovete guardare, dovete aggustare un po' più la vista del solito. Trovate cos'è che c'è che manca. Cos'è che manca? Alla degustazione del vino passiamo. Oggi degustiamo Colle Stefano, che è un verdicchio di Matelli, che è un vino molto molto di nicchia, 13 gradi, verdicchio al 100%, certificato biologico 2012. Guardiamolo un po' nel bicchiere come gira, Cri? Fantastico. Beh, io direi un giallo dorato tenue, sì. Consistente. Matelica, i verdicchi di Matelica hanno questa particolarità, sì, della consistenza. Molto più consistente di quelli di Esi. Naso è assolutamente minerale, già lo avvertiamo tantissimo, questa, sì, pungenza, questa salinità che ci si fa ben aspettare, insomma un vino sì, di classe. Direi anche con dei sentori particolari. Molto particolari, sì. Cosa avverti in questo momento? Beh, allora, del mango maturo, sì, avverto la salinità, avverto addirittura sentori come il cetriolo. Comunque, per imitare un caro amico che qualcuno definisce e lo è il miglior sommelier del mondo, bisognerebbe fare così: secco, minerale, con sentori di cetriolo, si sente il mare, finito, basta, passiamo al gusto, dai, ritorniamo in noi, gusto molto morbido, ritroviamo questa sapidità del mare, sì, e lentamente, molto persistente, molto elegante, un vino che mi stupisce ogni volta che, sì, lo bevo, un vino che dura tantissimo, secco, caldo, ti capita di berlo tra 5-6 anni o anche 10, questo qui è favoloso. Per un bianco non è usuale. Serviamolo a una temperatura di 8-10 gradi e il nostro caro amico Vale Mazzola propone un abbinamento eccezionale. Oggi si è superato. Sì. Vai. Allora, abbiamo delle mazzancolle alla scottadito con sale e fiore di Cervia e su vellutata di cannellini. Grande. Signori, amici di Made in Vino, cin. Ricordate il particolare mancante?